Radio RPL, diamo subito il benvenuto, il bentrovata ad Alessandra Mori e abbiamo collegato anche Carlo Cambi al telefono. Bentrovata Alessandra. Bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Roma, dove è una giornata splendida, di grande sole. Carlo c'è? Dove sei tu Carlo? Io sono, ho lasciato Milano da poco, sto attraversando l'Italia in macchina per tornare a casa e mi piange il cuore. Bella Milano, bella, bella e operosa di questo paese, le fabbriche, le campagne, e pensare che siamo su un piano inclinato. Ho sentito prima Caterina Caselli. È una bella musica, Carlo. Infatti oggi la puntata, Giulio ci ha subito mangiato di questa musica molto bella, di questa canzone di Caterina Caselli. La verità ti fa male, lo so. Carlo, ma tu dici sempre la verità? Quando si tratta di conti, sempre! I sempre. Conti della serva non faccio manco la cresta! Allora, la verità, lo sai qual è, Carlo, oggi? Che la seconda e terza ondata potrebbero frenare il PIL al 3,5% di crescita nel 2021. Lo sai chi ce lo ha detto questo giorni fa, pur non essendo stato molto evidenziato da giornaloni e talk show? Il cosiddetto Mr. Spending Review, Carlo Cottarelli, un economista molto stimato, tu lo conosci senz'altro, insomma, molto stimato, ha collaborato con molti governi, un tecnico molto preparato. E Carlo Cottarelli ha scritto un articolo giorni fa su Repubblica, e questo articolo cade, diciamo, in un momento un po' particolare, perché si innesta tra due eventi. Uno è quello del Consiglio europeo, sotto il Consiglio europeo, cioè quando Mario Draghi praticamente accelera sugli eurobond al Consiglio UE di giovedì scorso e pone questa richiesta. E si innesta anche su un secondo evento, cioè la decisione della Corte Costituzionale tedesca di bloccare la ratifica del Recovery Fund. Noi ne abbiamo molto parlato di questo argomento su The Economy. E Cottarelli dice una cosa abbastanza dirompente, che però, ripeto, non è stata ben evidenziata sulla stampa. La terza ondata di Covid peggiora i conti pubblici e si va verso 2.750 miliardi di debito. Ma la cosa che più mi ha colpito è questa. Cottarelli dice: sarà ancora di più questo debito nelle mani delle istituzioni UE. E cerchiamo di capire il significato e la portata di questo pensiero, di questo articolo di Cottarelli, Carlo. Allora, intanto tu ne hai anche parlato oggi su The Economy, dicendo proprio questo, ne hai spiegato molto attentamente. Perché io rimango basito di fronte all'atteggiamento della stampa italiana, quelli che io chiamo gli euroinomani, che quando c'è qualcosa che minimamente mette in discussione gli equilibri dell'Europa e questa narrazione salvista di Ursula von der Leyen, Frau Brugge, improvvisamente si fanno di mente. Allora, che cosa ci ha detto Cottarelli di molto preoccupante? Al di là dell'entità del debito, ci ha detto che siamo ormai totalmente nelle mani di Christine Lagarde, la quale, se non compra i nostri titoli con la BCE, non si dà ossigeno. Ma sì, Cottarelli dice anche un'altra cosa, e cioè che il rapporto deficit-PIL si proietta al 10,2%, il che significa che non solo noi facciamo molto debito, ma non abbiamo nemmeno una dinamicità economica che ci consente di immaginare di pagarlo questo debito. Perché noi facciamo i conti della serva, no? Riportiamoci alle famiglie. Okay? Riportiamoci alla nostra realtà, la realtà di tutti noi, le nostre famiglie, le nostre piccole imprese, che sono molto arrabbiate. Se tu sei un bravo ingegnere che hai 7-8 mila euro di stipendio al mese e ti compri la casa a 500 mila euro facendo un mutuo che pesa per 1.500-1.800 euro al mese, nessuno ti negherà anche il
ingresso personale per comprarti la macchinona, perché tu sei in grado, con quello che produci, di ripagare ampiamente i tuoi debiti. Ma se tu sei un signore precario che prende 300 euro al mese, non ti prestano nemmeno i soldi per comprare un televisore nuovo, perché sanno che la tua dinamica di produzione di ricchezza non è compatibile col tuo indebitamento. Allora il problema diventa serissimo, ma non solo perché la BCE potrebbe smettere di comprare i nostri titoli. E infatti questo perché, proprio diceva Cottarelli, a questo punto si palesa questo, cioè la BCE potrebbe proprio smettere di comprare i nostri titoli. Certo. E come si farebbe? Lì ti spari, cioè lì c'è soltanto una strada, dire agli italiani compratevi, pigliate i soldi che avete in banca, scommettete sullo Stato italiano e convertite i vostri risparmi in titoli di debito dello Stato italiano. Non c'è altra strada. Detto fra me e te, diciamolo anche a tutti, così lo capiscono tutti, diciamolo tra noi, Carlo, nella nostra trasmissione. Diciamo tra noi, gli italiani hanno liquidi in banca 1.800 miliardi, ok? Se gli italiani sottoscrivessero interamente quei 1.800 miliardi in titoli di Stato, il nostro deficit, il nostro debito che sta sul mercato sarebbe poco più di 800 miliardi, il che vorrebbe dire che ce ne freghiamo altamente della BCE e degli spread, ok? Ma purtroppo non puoi obbligare il risparmiatore a comprare i bond, ma non solo, se tu non gli fai una riforma fiscale per cui loro abbiano convenienza a comprarli, ma soprattutto abbiano la possibilità di produrre sufficientemente reddito per conto loro, in modo da non dover utilizzare quei risparmi, e se ne accava 12. Certo. Ti ho spiegato? È chiaro certo. Il meccanismo? Cioè, io ti faccio comprare i bond, ma ti levo le tasse, in modo che tu quei bond te li tieni in banca, come fosse un tesoretto, ti prendi gli interessi che sono adesso bassi, ma ti do una dinamicità economica tale per cui tu puoi tranquillamente alzare il tuo livello di vita senza ricorrere a quel tesoretto. Questa certo. è la strada. Questa ma è la strada, potrebbe strada, essere la via. Bisogna invertire la testa di una parte dei signori che stanno al governo, i quali continuano a vedere l'impresa, il lavoro autonomo, l'artigiano, il piccolo commerciante come un potenziale evasore. Il loro massimo sarebbe tutti impiegati pubblici e tutti poveri allo stesso modo. Ma, Carlo, Draghi ha detto che si andrà verso un altro scostamento di bilancio e diciamo si spera un po' in quello anche per, soprattutto per i più piccoli che sono i più penalizzati, i microimprenditori, e a breve questo è l'annuncio, diciamo. Il tutto si innesta in un clima molto bollente perché sappiamo che ieri ha ragione, molti governatori hanno, insomma, sono andati un po' in pressing su Draghi chiedendo e insistendo che nel prossimo decreto siano previste clausole per ripristinare le zone gialle ove possibili. Draghi ha rassicurato dicendo riapriamo, programmiamole queste aperture con criterio e soprattutto cerchiamo di arrivare ai 500.000 vaccini, questo è l'obiettivo. Oggi lo ha ribadito il generale Figliuolo poco fa. E peraltro diciamo anche che Draghi si è vaccinato insieme alla sua moglie nel lab della stazione Termini col vaccino AstraZeneca. Quindi ora abbiamo un presidente del consiglio maggiorenne e vaccinato. Maggiorenne e vaccinato, quindi insomma le nostre richieste potranno essere ancora più pressanti, le nostre giornalistiche, oltre a quelle dei governatori che giustamente insomma chiedono maggiore autonomia a mio avviso. E quindi ecco qui che insomma il giornale Figliuolo poco fa però diciamo, un po' rettificato anche quello che ha detto Draghi ieri, l'immunità, ha detto il generale Figliuolo, l'avremo non a luglio ma a settembre, insomma, e questo era anche preventivabile perché visto il clima e visto l'indice che comunque è sempre alto.
Ed ecco che quindi il clima è abbastanza caldo, soprattutto perché non si può riaprire. Ma diciamo, la contraddizione, quella che salta agli occhi, è questa, è quella, diciamo, quella che ha dato più, insomma, è stata più oggetto di polemica. È quella, si può andare all'estero, hai sentito, no? Anche tu, ma non si può andare a fare la gita fuori porta tra le regioni. Insomma, questo, a dir la verità, non mi sembra molto chiaro, insomma, è un po' una grande contraddizione, è la prima forse grande contraddizione di questo periodo, perché nel momento in cui si può andare all'estero, allora a questo punto che facciamo? Andiamo ad arricchire, diciamo, l'estero? Fuori, che fuori. Ma l'hai visto che cosa è successo su questa storia? Che dà il senso di come Speranza sia la oggi Speranza dovrebbe essere il bersaglio di tutte le categorie economiche che a gran voce dovrebbero chiedere le sue dimissioni. Ha detto che tu puoi andare all'estero, poi ti fai il tampone, fai 5 giorni di quarantena, 5 giorni di quarantena, 5. Sì. Okay? Sì. Allora sì, sai cosa faccio io? Sai cosa faccio io che sto nelle Marche? Che cosa fai? Vieni a Roma, oppure vieni a Milano. San Marino. Vado o a San Marino o in Vaticano. Stato estero, così mi vaccino con lo Sputnik e poi ritorno bello fiero. A proposito, lo Sputnik lo ha chiesto anche il governatore Zaia, ha detto che ci sono delle imprese pronte a produrle, lo aveva fatto anche De Luca, insomma questo ha maggior deve rafforzare anche l'autonomia un po' dei territori e dei governatori, alcuni specialmente che hanno operato bene finora, indiscutibilmente bene. Io penso che questo sia giusto, che cosa pensi? Come la vedi? Oggi il discorso più serio l'ha fatto Bonaccini. Bonaccini poco fa, sì. Sì, sì. Bonaccini ha detto una cosa sacrosanta, ha detto basta, basta, ora ci date i vaccini e cominciamo a programmare la ripartenza, perché basta. Ma Bonaccini c'ha una cosa che si chiama Emilia Romagna tra le mani, hai capito? E la cosa che si chiama Emilia Romagna non regge più, perché la piccola e media impresa emiliano romagnola e il turismo emiliano romagnolo vuole ripartire. Allora, è inutile che continui a fare la polemica che chi è per la ripartenza è di destra, è leghista, è sovranista, è moralista. Ma è una polemica sterile, no. Perché tutta l'Italia deve partire e io credo anche il momento della vaccinazione debba essere un grande orgoglio nazionale, Carlo, non credi? Cioè deve essere un bel momento. Allora, l'altro giorno parlavo con gli orafi fiorentini, amici miei, sono disperati. Sì. È gente che ha bottega a Ponte Vecchio da 300 anni, ok? Quelli sono pezzi di cultura e cultura imprenditoriale che stiamo buttando via per inseguire assoluta incapacità del governo, prima e attuale, fammelo dire, di fare ciò che è necessario, che sono sostanzialmente tre cose. Tenere sotto controllo i mezzi pubblici. Ok? Perché esatto. Oggi ho preso una metropolitana e stavamo dentro come le sardine, ma non quelle di Bologna. Okay? Ecco Carlo, ci si contamina, a Roma sono tutti come le sardine, non il movimento politico, ma proprio come le sardine. Quindi non ci si contamina stando per strada, andando a prendere un caffè a distanza, a rigorosa distanza, ma ci si contamina nei mezzi pubblici, lo hai detto perfettamente. Ed è qui che i controlli mancano, almeno nella mia Roma. È passato un anno e mezzo, ti ricorderai le infamità che hanno detto a Bertolaso e a Fontana sulla terapia intensiva fatta in fiera, che poi ha replicato anche a Civitanova Marche. Le uniche due terapie intensive nuove fatte in Italia sono state fatte da Bertolaso. In un anno e mezzo non hanno aperto un ospedale in più. Tre. Di quel povero figliuolo che ci ha detto che arriviamo all'immunità di gregge a settembre arriveremo all'immunità di gregge, ma non ci sarà più gregge. Perché non ci sarà più il credito, Carlo, non ci sarà più il credito se andiamo di questo passo. Urge uno scostamento di bilancio importante. Ci sono 2.700 aziende e famiglie che saltano per aria, è chiaro o no? Sì, è molto chiaro, a noi è molto chiaro. 2.700.000 aziende che saltano per aria.
E Draghi, invece di occuparsi degli euro bond, che tanto i tedeschi non gli faranno fare, ok, vada alla BEI e vada all'EVA e chieda il congelamento di questo folle regolamento bancario. E Ho capito. Mi fa specie che nessuno si stia preoccupando di tre fenomeni che riguardano le banche e che impattano durissimamente sulla vita dei cittadini. I tre fenomeni sono questa degli scoperti, la seconda, il fatto che non puoi stare liquido sui conti correnti perché te li tassano, perché siccome ci sono i tassi bassi non puoi tenere i soldi sui conti correnti, li devi impiegare. Terzo, che i mutui stanno rialzando la testa in termini di interesse. Ecco, lo accennavo anche l'altra volta, Carlo, questo fatto dei mutui, perché siamo tutti coinvolti, più o meno un po' tutti abbiamo un mutuo sulle spalle. Questa roba qua sono delle bombe piazzate nelle case degli italiani. Chi se ne occupa? Domanda. Chi se ne occupa? Questa è la domanda che io pongo. C'è il povero Patuelli, che non è Patuanelli, ma Patuelli, presidente dell'ADI, che con tutta la sua voce, come posso dire, concitata, prova a richiamare il tema della tenuta del sistema bancario. Perché c'è un altro elemento. A settembre, quando Figliuolo dice che saremo tutti battezzati, abbiamo un problema di NPL, di non performance loan, cioè di crediti, di debiti o crediti inesigibili, che sono 300 miliardi di euro che pesano sul sistema bancario. Che vogliamo fare? Vogliamo continuare a litigare su AstraZeneca? Vogliamo continuare ad ascoltare i virologi catodici? O vogliamo cominciare a pensare che qui ci vuole una bella chiave inglese e stringere i bulloni del paese? Sono assolutamente d'accordo, Carlo, sono assolutamente d'accordo, però va detto anche che stiamo scontando tutti i ritardi, e adesso non è una polemica ma è oggettività, dell'amministrazione del governo precedente, perché ora tutto è concentrato, tutto si gioca su questo piano vaccinale, giusto? E della signora von der Leyen, perché vorrei far e dell'Europa, ma questo ormai lo abbiamo, penso che ormai sia certificato. No, il problema è che l'Europa è tornata a romperci le palle, non so se è chiaro. Cioè, da una parte non ci dai, ma oggi la von der Leyen ha detto una cosa, che se io fossi Draghi, alzerei il telefono e direi smettila di prendere per il culo i miei cittadini. Ha detto che l'Europa ha concesso 1,9 miliardi di credito sul sistema SURE, quello per la cassa integrazione. Capito? 1,9 miliardi, a noi la cassa integrazione ci costa 4 miliardi al mese. Sì. Chiaro? È chiaro. L'Europa continua a non rendersi conto che è una torre d'avorio di burocrati che ha ucciso le economie europee. Il signor Boris Johnson, festeggiato e preso in ecco, giro da veniamo a Boris Johnson, infatti. Boris Johnson ormai, io direi che il motto, Carlo, non è più America first, ma UK first, ormai credo, no? Perché Boris Johnson ormai ha festeggiato gli oltre 30 milioni di vaccinati, ieri no, zero morti. Ha festeggiato morti zero, nella casella decessi in UK c'è scritto zero. Nella casella dei servizi in Europa c'è inglesi, 1750 ecco. Al giorno. 150 giorni. Dopo 10 giorni di negoziati a diversi livelli tra Downing Street e Commissione Europea, non si vede un vaccino da Londra e non mi sembra che Boris sia molto convinto e contento di sganciarne molti di vaccini. Quindi Biden fa lo stesso, Biden comunque continua a vaccinare e adesso vaccinerà anche i trentenni. Ovviamente loro sono quasi usciti ormai da questo, tanto vale dirlo. Allora, siamo rimasti noi che ancora non possiamo dire Italia first e quindi non lo possiamo dire. Ma non lo potremmo dire comunque perché siamo legati all'Europa, ok? Chiaro. Allora, io mi sono risentito il discorso di Biden, quello famoso che la Repubblica ha titolato Biden ha detto che ci presta i vaccini. Biden non ha detto questo.
Biden ha detto se ci avanzano e quando ci avanzano ve li manderemo. Ve li manderemo, sì, Biden, no, io parlavo di Boris Johnson, Biden ha detto così, ma non è che possiamo avere una sorta di beneficenza dallo zio d'America noi, no? Anche allora, se Draghi sta ricostruendo molto con Biden, Boris Johnson hai cercato di ammazzarlo perché voleva uscire con la Brexit, ok? Sì. Perché bisogna avere la memoria giusta delle cose. L'Europa ha cercato in tutti i modi di trascinare l'Inghilterra al no deal, ok? A fare l'uscita senza patto per mettere in difficoltà il governo di Boris Johnson, ok? Ricordati l'accordo sulla pesca con i francesi che si volevano tenere il 65% del pescato, ok? Oggi tu pensi che Boris Johnson si sia dimenticato di quel trattamento? Vuol dire che non conosci gli inglesi. Ragazzi, gli inglesi hanno una grande memoria, hanno una grandissima memoria. Esatto. Gli inglesi sono quel popolo al quale Winston Churchill disse: noi non combattiamo per i francesi, combattiamo per lo champagne. Continuano a considerare l'Europa un luogo di barbari che non hanno tutti i torti. Vabbè, comunque, Ben, se vogliamo parlare allora di soldi, dimmi, stavi continuando? Volevo ripigliare Cottarelli per un attimo. Cottarelli, per citare un'altra cosa, Cottarelli quando dice questa cosa del deficit PIL al 10,2 e ci pone poi il problema dell'incremento del debito, sotto traccia dice un'altra cosa, che la legge di bilancio scritta da Gualtieri, Presidente, Ministro dell'Economia, candidato alle comunali di Roma, e poi ne parleremo perché è molto interessante questo passaggio che sta facendo Letta con Gualtieri. Quella legge di bilancio lì è da buttare via, cioè tutte le previsioni dello Stato italiano sono saltate e in particolare ne è saltata una, perché Gualtieri ha scritto tra le entrate 30 miliardi dal recovery fund che non arriveranno. Sì. Okay? Sì. Allora, se non arrivano quelli, l'Italia ha un ulteriore buco. Quindi il rapporto deficit-PIL non è del 10, ma è del 13. Anche perché la base imponibile dal punto di vista fiscale e la base produttiva, quindi dal punto di vista del contare quanto PIL facciamo, si è ristretta molto. Noi rischiamo di arrivare a settembre, quando Figliolo ci farà le ultime punturine, ok? E poi apro parentesi, ci pigliano in giro d'Europa perché Breton ha detto che l'unità di legge in Europa arriva a luglio. Io ho fatto i conti, l'Europa nei primi 3 mesi è andata avanti a un ritmo di vaccinazioni di 240.000 persone al giorno. Per arrivare a luglio all'immunità di legge bisognerebbe che l'Europa si vaccinasse ogni giorno 2.700.000 persone. Sì, ora Draghi punta molto su Johnson & Johnson, che arriverà, mi sembra, il 16. Ho capito, ma le devi fare le punture, ok? Sì, piano piano i vaccini un po' stanno arrivando, questo insomma bisogna comunque dirlo. Sui vaccini un po' di accelerazione c'è stata, anche perché se non c'è accelerazione su quello, non c'è accelerazione sulla ripresa e sulla riapertura. Questo mi sembra ormai chiaro, quindi noi dobbiamo puntare tutto su questo. Tornando sui vaccini, Carlo, sappiamo che molte aziende italiane si stanno attrezzando per la produzione di questi vaccini, molte, e anche perché, come per l'influenza stagionale, questi li dovremo ripetere, anche quelli contro il Covid, non trovi? Quindi molte aziende si stanno mettendo pronte per partire, e per noi sarebbe un bene, perché se le aziende fanno del profitto è un bene per noi. Sì, ma molti virologi dicono che è così, ma l'altra cosa che per cui Speranza andrebbe, come dire, ma portato di fronte alla corte marziale. E qui sono d'accordo con te, perché Speranza non ne ha combinata una buona che fosse una. E continua a ripetere che arriverà il vaccino italiano, ok? Il vaccino italiano è in fase 1, ok? Quindi ne parliamo per l'anno prossimo.
Nel frattempo, siccome la fuori ha fatto i monoclonali, quelli sottocutanei. Sì, che tra l'altro allo Spallanzani di Roma sono già, diciamo, sono già operativi, ecco, insomma, non sperimentali, li hanno sperimentati e sono operativi e pare che funzionino molto bene, però in un determinato modo, non così, insomma, i monoclonali vanno usati. A me il prof, io l'ho sentito, ma non mi ha voluto proprio intervista vera e propria, ma l'ho sentito per capire, e mi ha detto, guardi, è molto semplice, bisognerebbe procedere in questo modo, tampone positivo, Fauci sintomatico, immediatamente monoclonale, punto. Quello non va in ospedale, quello non ha bisogno del vaccino immediatamente, perché comunque il monoclonale ti dà tre mesi e mezzo, quattro mesi in alcune ipotesi di protezione anticorpale, e stai sereno. Allora il punto è che se continuiamo a pensare che la strategia sia solo la chiusura e non ci diamo a fare dei protocolli clinici domiciliari, non attrezziamo gli ospedali, cioè non ci mettiamo in condizioni, cioè... Non dobbiamo fare gli stessi errori precedenti, quello che ha mancato è stata appunto la medicina domiciliare, territoriale, i protocolli di sicurezza per riaprire, cioè riaprire stando in sicurezza, questa è la cura. Comunque per i monoclonali adesso ci stiamo attrezzando e questi comunque si usano al quarto giorno dopo i sintomi, quindi diciamo è una cura precisa questa dei monoclonali, va saputa usare. Lo Spallanzani sta funzionando molto bene. Rappuoli, lo aveva detto il professor Rappuoli Toscano, che a marzo erano pronti. Certo che sui monoclonali, Carlo, ci vuole un grandissimo investimento, perché i monoclonali hanno bisogno di un investimento ed è ora anche che l'azienda farmaceutica italiana possa. Ne parliamo a fatta. Non è vero che ci vogliono tanti soldi, perché la Menarini è già pronta a produrre. Pubblicità, Giulio, pubblicità! In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzesco. Quelle che colorano la vita. Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono? Che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso. E che ci riempiono il cuore. Cerchiamo di fare del nostro meglio e a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo. Per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. ridiamo. Yeah! Yeah! Oh. Faride? Dai, raga, tutti insieme! Vola! No, ma guarda, che esagerato! No! Il cinema fa sognare in grande. E questo è il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante. Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai. Assolutamente no. Solo al cinema. Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Scusa. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Seconda parte di Pop Economy, ridiamo la linea ad Alessandra Mori e Carlo Cambi, fra pochi minuti apriremo anche le linee allo 02 66 20 35 29, potete inviare fin d'ora i vostri WhatsApp invece al 346 642 7756. Di nuovo la linea a te, Alessandra. Sì, grazie Giulio Cesare.
Carlo, tu hai detto una cosa prima, hai nominato Green Deal, Green Deal, e ha a che fare con la Germania il Green Deal. Puoi spiegarci meglio che cosa ti riferivi? Allora, avete presente il Recovery Plan, questa cosa che sembra la manna dal cielo? La parte più consistente del Recovery Plan sta dentro un progetto che si chiama New Green Deal, che vorrebbe dire la ripartenza verde, ok? Sì. Il nuovo, sì. Che cosa prevede l'Unione Europea nella sua enorme lungimiranza, unico aggregato di nazioni occidentali nel frontiere del mondo, che dal 2030 dobbiamo abbattere le emissioni del 50% e nel 2050 dobbiamo arrivare ad emissioni zero. Infatti, invece che Unione Europea, questa si chiama Gretaland, ok? Ok. Però la Deutsche Bank, che non è proprio, come dire, l'ultimo ufficio studi della CNA di Busto Arsizio, con tutto rispetto, ha fatto un dossier su questo New Green Deal e ha battuto la spallina alla signora Merkel e alla Ursula von der Leyen, tra l'altro, e gli ha detto: guardate, che dovete spiegare agli europei che se passa il New Green Deal si devono dimenticare la proprietà privata, si devono dimenticare il livello di benessere che avevano adesso, si devono dimenticare il livello di occupazione che c'è adesso, e voi per fare passare questo New Green Deal dovete inserire elementi robusti di ecodittatura, è chiaro? Ecodittatura, che cosa significa? Sì, ecodittatura? Cioè vuol dire fare delle norme che costringono i cittadini ad essere ecologicamente corretti e che non siano discutibili attraverso né referendum né emendamenti, perché direttamente il New Green Deal diventa un disastro economico, ok? Perché? Perché non siamo pronti con l'energia alternativa, perché ci sono un sacco di imprese europee che dovrebbero totalmente riconvertire i loro cicli produttivi, e nel mentre che lo fanno le altre imprese, in particolare quelle orientali, la solita Cina, ma anche l'America del Sud e in parte l'Africa, potrebbero aggredire quei mercati non avendo quelle regole diciamo così ecologiche così stringenti. Terza cosa, siccome loro pretendono che tu metta a norma gli edifici in modo che non inquinano, non sprecano, no, i soldi per ristrutturare queste proprietà saranno così ingenti che molti proprietari dovranno vendere per poter far diventare ecologiche le loro abitazioni, che non saranno più loro, evidentemente. Cioè è l'ennesima concentrazione di patrimonio nelle mani di pochi attraverso una falsa promessa di benessere collettivo. Ma se lo dice Cambi, che è veramente un sovranista, fascista, sessista, jazzista, eccetera, eccetera. Ma io direi un italiano, Cambi, un bravo italiano. Non direi Cambi, tutto questo. Cambi è impazzito. Allora, devi sapere, cosa che i giornaloni e le televisioni non hanno raccontato, che in Francia gli agricoltori hanno messo a terra e fuoco intere città, scaricando le tame nel centro delle città e dandogli fuoco, ok? Perché lo fanno? Perché nel New Green Deal una parte cospicua è destinata alla coltivazione ad emissioni zero, ok? Sì. Come che hanno scritto anche quelli dell'Alleanza delle Cooperative Agricole, quindi bianche, rosse e verdi, al governo italiano e alla Commissione Europea, a quelle condizioni imposte dal New Green Deal senza avere un tempo di transizione, non conviene coltivare. Il che non vuol dire che noi salvaguardiamo l'ambiente, vuol dire che importeremo prodotti che sono realizzati non tenendo conto delle regole ecologiche che la signora von der Leyen vuole imporre a tutta Europa. Ricordo, e poi mi taccio,
che noi abbiamo firmato alcuni trattati internazionali, tra cui quello con il Mercosur e con il CETA, dove gli standard qualitativi dei prodotti agricoli europei sono messi a tacere per favorire l'accordo sui servizi finanziari e bancari. Qual è la ragione che da questi accordi e dall'applicazione del New Green Deal in agricoltura, per come è stato concepito, lo prende di più in tasca? A voi, cari ascoltatori, la risposta. Ma noi, Carlo, abbiamo anche un ministero ora molto sensibile a questo, no? Il Ministero della Transizione. Come potrebbe, quello, transizione ecologica, come potrebbe, diciamo, aiutare e supportare in tutto questo? Potrebbe interferire innanzitutto su questo? È partito malino. Ti vorrei ricordare che il nostro ministro della Transizione ha fatto un appello per la carne sintetica che piace a Bill Gates, così come Ricciardi, consulente di Speranza, ha fatto un appello per il Nutri-Score e noi l'abbiamo scritto. Io non mi scalderei molto a questo fuoco, spero, mi auguro che Gianmarco Centinaio, che è bravissimo, sorvegli da sottosegretario quel ministero, mi auguro che la Lega e Forza Italia sorveglino in Europa questi tentativi, perché altrimenti per l'agricoltura, ma per buona parte della piccola impresa italiana, si prospettano anni difficilissimi. Carlo, andiamo un attimo alla politica. Ieri c'è stato il primo vis-à-vis Salvini-Letta. Salvini-Letta si sono visti, insomma, in un evento organizzato da Repubblica. E Letta ha provocato molto Salvini ieri sera, dicendo: insomma, io sono contento se un partito nazionalista poi diventa così europeista, insomma, è una cosa buona. E Salvini ha replicato: patenti, insomma, queste patenti, democrazia, forse è meglio che, no, tutti quanti siamo meno ideologici su tutto questo. E Letta va a provocare in questo modo, insomma, perché lui vuole, ecco, mettersi un po' di traverso, nel senso che vuole riprendere un po' quel potere che adesso non ha più, perché la sinistra sa benissimo che in questo governo non tocca palla per il momento, e quindi vuole mettersi a fare un po' il cosiddetto Draghi di sinistra. Dimmi. Non tocca palla la sinistra, ma Speranza ci ha messo la palla di piombo alla caviglia come Cacciarati, però. Non ho capito, Carlo, ripeti, chi ci ha messo la palla di piombo? È vero che la sinistra non tocca palla, sì, però Speranza, sì, la palla di piombo come Cacciarati ce l'ha messa a noi, eh? Eh beh, Speranza lo sappiamo, l'abbiamo detto, però purtroppo adesso sta lì e noi dobbiamo continuare nel nostro lavoro, e soprattutto dobbiamo insistere, cioè, l'unica arma che abbiamo è il piano vaccinale, e quindi Draghi sta insistendo su questo. Insomma. Comunque Draghi l'altro giorno ha detto: decido io, l'ha fatto capire, si riapre quando sarà possibile, e questo è sembrato come, insomma, a tutti, come far vedere: ci sono io, qui ci penso io. Però, diciamo, il ruolo della sinistra, non perché è importante adesso? È importante perché la sinistra è un partito, insomma, c'è il centrodestra, c'è il centrosinistra. Quindi il gioco di Letta adesso qual è? È quello di comunque recuperare il suo consenso elettorale e anche mettersi a fare un po' la stampella in questo senso dall'altra parte. Se Salvini sta, diciamo così, per usare una metafora, alla destra del padre, Letta sta alla sinistra, vuole stare alla sinistra, ma è tutto un modo, un gioco per recuperare il suo consenso, il suo potere politico in un partito che è sempre più senza anima e dilaniato dalle correnti serpenti, come noi abbiamo scritto molto, diciamo, su The Economy in questi giorni. Non trovi? E soprattutto un partito che non ha identità, perché Letta si sta giocando la carta dell'europeismo, a mio parere molto ciecamente, perché l'europeismo ha fallito, quindi, insomma, c'è semplicemente un europeismo di facciata, e la carta, quella dello Ius Soli, che è assolutamente desueta per quanto mi riguarda, perché se può essere una buona arma in questo momento non è assolutamente nelle contingenze politiche la preminenza, non trovi? Cioè, questo partito come può riformarlo Letta? È importante che lo riformi, perché Letta ha capito una cosa, che sparare su Salvini accontenta la pancia della sinistra, ok? Certo. E sa perfettamente che Salvini non può rompere il governo, perché se rompe il governo si
ritrova con un incarico che Mattarella darebbe per un governo balneare per arrivare fino al semestre bianco, dopodiché c'è la lotta dei lunghi coltelli sull'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Sì, scusami Carlo, oggi anche il Corriere della Sera lo riportava, cioè c'è comunque una volontà di prolungamento forse di Mattarella, che comunque ha detto che non vuole prolungare il suo mandato, però potrebbe esserci questa opportunità per far rimanere Draghi un po' più a lungo, perché con tutto quello che abbiamo da fare, il piano vaccinale, tutte le scadenze, comunque un mandato allora, più lungo a livello temporale. Letta ha due obiettivi: uno, logorare Salvini, o meglio, usare Salvini come bersaglio per tenere unita la sinistra, ok? E cercare di costruire la coalizione. E questo l'abbiamo detto tante volte. Logorare Draghi per far diventare Presidente della Repubblica Romano Prodi. Che sarebbe il sogno, okay, diciamo, di Prodi, insomma. Il sogno, tra l'altro, anche non ce l'ha. No, che è la missione detto. Che ha Letta come missione questa. Gliel'hanno affidata i servizi internazionali. Ok? I servizi internazionali, perché, ok. Per i servizi segreti, cioè diciamo le forze, certo, il mainstream internazionale. Perché insiste sull'europeismo? Perché l'europeismo è un po' come la resistenza dell'Andi, è diventato un discrimine ideologico. In realtà l'europeismo non esiste più. In questo mondo stanno vincendo, si stanno applicando solo i sovranismi. Lo sta facendo Biden con Buy America, lo sta facendo Boris Johnson, d'altra parte è costretto a farlo. Però ma è il momento storico, Carlo, che ce lo impone, è il momento storico, esatto, del, diciamo, del sovranismo. Non è una brutta parola inteso in questo senso, non lo è assolutamente. Ma oggi è indispensabile per i governi pensare prima ai suoi, perché la pandemia ha un problema di emergenza sanitaria e un problema di struttura economica. Quindi è indispensabile per me. L'Europa ha dato prova proprio su questo di non essere un aggregato politico di popoli, ma soltanto una struttura tecnocratico-burocratica. Di quale europeismo stiamo parlando? Di quale? Di quello del recovery fund che sta saltando per aria? Per la mutualità del debito che olandesi, danesi, belgi, tedeschi, austriaci, lituani, lettoni non vogliono neanche sentirne parlare? Sì, questo è vero, Carlo, è un europeismo, come abbiamo detto prima, cioè l'europeismo è fallito, e questo è vero, nel senso più nobile, no, ma questo tipo di europeismo, però, e poi concludiamo, lasciamo spazio a qualche domanda che ci segnalano, bisogna vedere, Letta, questo è il progetto di cui tu parli, di Letta, questa è la rotta, diciamo, che lui ha in mente, ma tu sai benissimo, meglio di me, che un partito è fatto anche dal consenso, e sappiamo benissimo che il PD non è messo molto bene, anche perché al suo interno sta contando tutti i problemi che erano, i dissapori che c'erano. È dinamite pura quello che sta accadendo ora, perché Letta deve vedersela con il suo partito, un partito che è assolutamente dilaniato dalle correnti, quindi tutti i problemi, tutti i nodi stanno venendo al pettine. Se Letta non risolverà tutto questo e non ridarà identità al suo partito, è chiaro che tutto questo progetto con Prodi al Quirinale e questo progetto europeista e questo progetto di larghissime vedute è destinato a fallire, perché un partito è determinato dal proprio consenso. Vogliamo lasciare spazio a qualche domanda? Cioè una domanda di un tuo conterraneo, che mi sembra di aver capito, qualcuno che vuole sapere qualcosa su Renzi. Giulio Cesare. Passiamo alla prima telefonata, prego. Sì, sì. Pronto, Candy? Buongiorno, Mauro da Reggio. Ciao, Mauro. Pronto. Quello che vorrei sapere io è che veramente io ho 65 anni, ma sono stanco di vivere in un paese di burattini di legno, che tutte le volte che passano il gatto e la volpe vanno a seppellire gli zecchini nell'orto dei miracoli. Ora tu mi devi spiegare, con Recovery Fund noi che siamo
contributori netti, come facciamo a diventare percettori per 209 miliardi? Non esisterà mai. L'unica soluzione del New Cost Verde è che la Germania si vuole prendere tutto quello dopo 30 anni di Europa, dove ci hanno tolto completamente tutto. Con l'euro ci hanno dilaniato e oltretutto ho guardato, perché mi piace guardare, a livello demografico i grandissimi cali, cioè i cali più, era in calare, ma i picchi di calo si sono verificati nel 2003, nel 2008-11 con la crisi e adesso stiamo andando a questo livello qua. Per cui l'Europa è a questa cosa, si vogliono percepire i 1.800 miliardi per fare la conversione verde in Germania del prestito privato italiano e oltretutto anche quello che è il prestito gestito, perché la Pioneer, che era lo strumento di Unicredit, è stata ceduta un anno e mezzo fa con un pacco di miliardi di credito gestito a livello alla Credit Agricole, credo. Per cui noi, finché rimarremo dentro queste condizioni qua, siamo destinati a morire. Ultima notizia, AstraZeneca ha bloccato un altro milione che doveva arrivare. E sì, c'è una cosa, si ricordino tutti una cosa, che l'Inghilterra nel 1940 ha fermato la Germania. È dai tempi di Sir Francis Drake, Elisabetta prima, che non perde una guerra, 700 anni, evviva Boris Johnson e la nuova Inghilterra che sta andando avanti. Ciao. Grazie, che ti devo fare un applauso a scena aperta, bravo. Ha fatto una disamina, signore, una disamina perfetta. Bravo, è esattamente così, aggiungo soltanto un particolare. Quando sulla scena europea si affacciò Margaret Thatcher, la sinistra cercò in tutti i modi di dipingerla come un diavolo. Il ventennio di Margaret Thatcher è stato il ventennio più prospero per l'Occidente, non aggiungo altro. Carlo, c'è anche un'altra nota, un po' di colore, dice un signore, più sveglio è Renzi, lui è andato a vedersi il Gran Premio, come mai è sempre negli Emirati Arabi? Tu che lo conosci Renzi, un tuo conterraneo, come mai è sempre negli Emirati Arabi? La stampa gli dà molta enfasi a tutto questo. Perché negli Emirati Arabi il suo amico Karzai ha degli affari piuttosto consistenti e oggi gli Emirati Arabi sono la fonte di liquidità maggiore esistente nel mondo. Poi forse avrà trovato qualche cantatrice del ventre che, come dire, lo gratificano. Lo ammalierà, insomma. Ma Renzi è ammaliato dalla politica, adesso si dovrà anche incontrare con Letta, insomma lui è sempre dietro le quinte, non molla mai, credo che Renzi sia più sia ammaliato. L'ultimo sondaggio da Renzi all'1,8, Renzi si sta costruendo un avvenire da conferenziere, è un po' l'Obama dei 90, però quello lo sta cercando di fare. Vuole fare come Letta in Francia, insomma, vuole fare scuola, vuole fare... Vi do una lettura seriamente politica. Renzi ha l'ambizione di diventare segretario generale delle Nazioni Unite e sta coltivando i paesi arabi sapendo che lì può trovare un consenso molto importante. Questa è la verità vera. Sì. Sicuramente, insomma, anche perché era già un accordo preso con Obama questo, no? Con l'amministrazione di Obama. Quindi Obama, quando poi è stato eletto Biden, sicuramente lo sta rafforzando incaricandosi di tenere l'Arabia Saudita e tutti i paesi del Golfo nell'orbita occidentale. C'è un molto accanimento nei confronti della stampa di sinistra verso Renzi, no? Avete visto che il Papa invece è andato in Iraq? Perché la controspinta dell'altro pezzo di mondo è invece quella di tentare di separare quel mondo dall'Occidente. Perché voi pensate che i cinesi siano fermi? No. Vabbè, andiamo avanti. No, dicevo, c'è molta attenzione, non so se mi hai sentito prima Carlo, della stampa su Renzi, tutto quello che fa Renzi in Arabia Saudita, Renzi, ma pensi che sia molto rilevante quello che faccia Renzi dopo affronti tutti i problemi che abbiamo, insomma. Voglio dire, Renzi è un senatore. Ma sai qual è il loro pensiero?
che Letta non ce la fa, Renzi riscala di nuovo il Partito Democratico e prende il pezzo del PD, ex diciamo Margherita, ex DC, e lo porta dentro Forza Italia. Il tentativo c'è di costruire un centro moderato, ma la vedo dura, perché quella parte lì la può tranquillamente interpretare la Lega nella versione Giorgetti. Sì, questo senz'altro. C'è anche un tentativo di Conte, che adesso è il nuovo leader dei grillini, che avrebbe ripensato per un momento a questa leadership tanto voluta, tanto attesa, per buttarsi verso diciamo più un'ala più demo trattino cristiana, dopo diciamo gli out dati da Grillo, che gli ha bloccato anche il terzo mandato e quindi diciamo che lo ha dimezzato da subito, no? Fin da subito lo ha ridimensionato. Bisogna anche vedere, perché insomma nei rapporti tra Letta e Conte quello che accadrà, che perché Letta, se ne fa, è stato molto chiaro, ecco mi finisco poi e chiudiamo. Letta è stato molto chiaro, ad una domanda precisa ha risposto: Conte sarà un leader, il leader progressista oppure il leader di riferimento? E lui ha detto leader di riferimento. Quindi a me sembra che ci sia già una non tanto velata competizione tra i due, e questo potrebbe essere un altro problema. Allora, Conte non ha nessun interesse a prendersi tutto il Movimento 5 Stelle. Conte ha interesse a spaccare il Movimento 5 Stelle e prendersi l'anima come lista, sulla quale costruire il suo partito, come gli sta ordinando Villa Nazareth, cioè il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolini, che è il suo numero liberale, e tutta quella parte di cattolicesimo che non vuole Prodi Presidente della Repubblica. Questo è lo schema. Lo schema è questo. Carlo, siamo quasi in chiusura. Noi diciamo che vogliamo salutare sempre con grande affetto il pubblico che ci segue e diamo appuntamento a martedì. Con quale speranza, con quale augurio e qual è il pensiero che possiamo diciamo attuare un po' in settimana? Un pensiero positivo, Carlo, perché noi dobbiamo essere positivi, perché da questa situazione noi usciremo, dobbiamo uscire, non sarà luglio ma a settembre usciremo, e usciremo col piano vaccinale. Vuoi sapere chi mi dà speranza? Lo vuoi sapere? Dimmi. A me dà molta speranza il movimento mio. Che cos'è il movimento mio? Il movimento mio è il movimento delle imprese, della ricettività italiana, che parte dai ristoratori, che era insieme ai baristi, sta pigliando gli albergatori, e che il 6 sarà in piazza a Roma, ma che dal 6 vuole riaprire a pranzo e a cena tutti i ristoranti, vuole riaprire tutti i locali, ma soprattutto sta intentando una class action contro il governo per non pagare bollette, tasse e tariffe, essendo che durante la pandemia i servizi non sono stati erogati. Cioè è il primo tentativo organizzato realmente in Italia di sciopero fiscale. Come e noi li seguiremo, Carlo, li seguiremo e li intervisteremo anche se sarà possibile. Va bene? Perché noi dobbiamo, siamo sempre dalla parte di chi si... Non è scemo, ha capito che questo movimento ha una radice non partitica, non ideologica, ma comincia ad aggredire lo Stato laddove lo Stato sente male, cioè nel rapporto tra tassati e garantiti. Ecco, la mia speranza è che Draghi capisca che questa miccia segnala che il Paese si sta spaccando tra garantiti e produttori di ricchezza. Se avviene questo l'Italia è perduta, siccome Draghi non esce. Beh, direi di no, insomma, quello no assolutamente. Esatto. Ed è grazie alla sua reputazione che noi possiamo fare qualcosa. Farà di tutto per uscire questa frattura, e sono convinto che sai da dove comincerà. Comincerà a riformare l'Agenzia delle Entrate. Ecco. Se noi daremo un segno sulla fiscalità, allora il Paese ritrova speranza, e speranza quella vera, con la S minuscola, e slancio produttivo. Questo Carlo, dobbiamo salutarci e dobbiamo salutare tutti. Vabbè, un grandissimo abbraccio. Di nuovo. Io aspetto.
La speranza è questa, che ci sia un segnale su Facebook, ok? Va benissimo, un grande abbraccio a te e un grande abbraccio a tutti quanti, con grande calore qui da Roma, Milano, dove c'è il sole. Io l'ho salutata, però vi saluto da Milano, anzi ora sto arrivando quasi ad Ancona, vi dico che il mare è bellissimo e l'Italia è un grande paese. Ciao! Milano, Roma e tutta Italia, vi abbracciamo. Ciao a tutti. Avete ascoltato Pop Economia.